cosa distingue una piramide da un qualsiasi altro poliedro? Notiamo che la piramide ha una differenza fondamentale, ha una sola base. Le piramidi sono poliedri con una sola base e che hanno tante facce quanti sono gli spigoli del poligono di base. Tutte le facce si incontrano in un solo punto, detto vertice. La piramide è un poliedro che ha per base un poligono qualsiasi e per facce laterali tanti triangoli quanti sono i lati del poligono di base, aventi un punto in comune, detto vertice della piramide. Quindi nella piramide osserviamo un poligono di base che avrà tanti spigoli di base a cui saranno associate le facce. I vertici di base saranno tanti quanti sono gli angoli del poligono di base. Gli spigoli laterali saranno la congiunzione tra il poligono di base e il vertice e l'altezza sarà il punto d'incontro fra il vertice della piramide fino al poligono di base. Superficie laterale sarà la somma delle superfici delle singole facce laterali, mentre la superficie totale a queste sommerà anche la superficie della base. La forma della base dà anche il nome alla piramide, infatti la piramide può essere pentagonale se la sua base ha 5 lati, triangolare se ha 3 lati, quadrangolare se ha 4 lati e così via. Se nella base è possibile iscrivere una circonferenza, la piramide verrà detta retta. In questo caso l'altezza della piramide cadrà esattamente al centro della circonferenza iscritta. Se il poligono di base, oltre ad essere retto, è anche regolare, allora si parlerà di piramide regolare. Importante, notiamo che tutte le facce sono congruenti, per cui le loro altezze, le altezze delle singole facce, saranno congruenti. Queste vengono dette apotema della faccia. Possiamo a questo punto utilizzare l'apotema come ipotenusa. Per far questo ci servono due cateti. Uno sarà l'altezza, l'altro sarà il raggio della circonferenza iscritta alla base. A questo punto usiamo il teorema di Pitagora per calcolarci i vari dati. L'apotema sarà quindi uguale a radice quadrata dell'altezza al quadrato più il raggio al quadrato. Da qui possiamo anche ricavare gli altri due dati. L'altezza sarà quindi uguale alla radice quadrata dell'apotema al quadrato meno il raggio al quadrato e il raggio sarà uguale alla radice quadrata dell'apotema al quadrato meno l'altezza al quadrato. Notiamo infine che tutte le facce di qualsiasi piramide regolare sono sempre dei triangoli isosceli, tutti uguali tra loro. Bene, per questo video è tutto. Spero che ti sia piaciuto, in questo caso ti invito a lasciare un mi piace. Grazie per l'attenzione e alla prossima!